Ma Ottavio e Xenio sono due dirigenti dell'Associazione Radicale Certi Diritti che hanno fatto un'azione civile di grande significato civile, e cioè quello di decidere di unire e coronare la loro unione, loro vivono a Bruxelles, in Spagna, perché uno dei due della coppia è appunto spagnolo. Hanno deciso di sposarsi, siccome loro sono due cittadini, uno italiano e uno spagnolo, che vivono in Belgio e lavorano presso le istituzioni europee. Hanno pensato, ci sposiamo in Spagna, andiamo a Bologna, dove comunque Ottavio risulta cittadino appunto bolognese, chiediamo la trascrizione del matrimonio al Comune di Bologna e poi se il Comune di Bologna oppone il diniego, cosa che ha fatto, faremo ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo in quanto c'è un'evidente violazione anche dei trattati di Nizza e di Lisbona, quindi anche alla Corte di Giustizia Europea. E poi si farà anche ricorso al Belgio. Perché purtroppo il deficit legislativo europeo non prevede il riconoscimento delle unioni tra persone dello stesso sesso nei vari paesi. Abbiamo lanciato una campagna che si chiama di affermazione civile, cioè prevede che le coppie conviventi che vogliono magari sposarsi si rechino nel loro comune di residenza, chiedano le pubblicazioni per il matrimonio. E quando il comune oppone il diniego, parte il ricorso al tribunale e quindi poi si arriva poi alla Corte Costituzionale. Grazie a questo, già una trentina di coppie, poco meno di 30 coppie in tutta Italia, hanno già fatto questi ricorsi e siamo arrivati, grazie a questi ricorsi, alla Corte Costituzionale che nell'aprile del 2010, ha fatto una sentenza dando ragione in parte, non totalmente, ma in parte a tre di queste coppie. Dicendo che la classe politica si deve muoversi nella direzione dell'approvazione di leggi sulla regolamentazione dell'unione civile e sul matrimonio, e se non lo fa, le stesse coppie possono andare a fare ricorso alla Corte Costituzionale. Anche nel Trattato di Lisbona, in particolare preciso paragrafo, la lotta alle discriminazioni. Quando parliamo di lotta alle discriminazioni ci riferiamo ovviamente anche alle cause. Alle discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale delle persone. Allora è evidente che in questo caso c'è un'evidente appunto violazione dei trattati di Nizza e di Lisbona. In questo caso l'Unione Europea prevede che quando ci sono queste violazioni si possa ricorrere alla Corte di Giustizia se un paese non riconosce questi diritti. Allora noi riteniamo che qui ci siano diverse tipologie di violazioni. Innanzitutto la Carta fondamentale dei diritti dell'uomo, a cui si ispira il Consiglio d'Europa, che è un altro organismo di cui noi facciamo parte. E questo spiega il motivo per cui andiamo alla CEDU a fare i ricorsi. E l'altro è la Corte di Giustizia Europea quando i trattati non vengono rispettati, come il caso dell'Italia, che è un paese totalmente asservito a un sistema partitocratico vaticano e talebano, che di fatto impedisce la conquista di leggi civili, laiche e di libertà che potrebbero rendere felici centinaia di migliaia di persone. Non si capisce per quale motivo l'Italia, appunto, non deve fare questi passi avanti. Negli ultimi 40 anni ha fatto passi indietro, dalle grandi conquiste dei diritti civili degli anni 70, la riforma del diritto di famiglia, il divorzio, l'aborto, il voto ai diciottenni, siamo passati ad un periodo di grave oscurantismo che dobbiamo combattere e cercare appunto di affermare i principi di laicità, di democrazia e di libertà, che sono questioni piuttosto elementari nel 2011 per un paese democratico.